Comprendere come e se la sanità italiana si stia muovendo verso un approccio più sostenibile ed una maggiore equità di accesso alle cure ed alla qualità delle stesse, soprattutto in considerazione degli ingenti investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ed è attorno a questo obiettivo che, su iniziativa dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, i protagonisti anche istituzionali del settore sanitario si sono ritrovati impegnati a sviluppare per la prima volta un serrato confronto tra i diversi modelli regionali del Sud. Sì, è una giornata aperta al confronto tra realtà meridionali che condividono probabilmente le stesse problematiche e che speriamo sia l'inizio di una collaborazione con regioni vicine che collaborando assieme, secondo me, possano dare una svolta a questa problematica dell'accesso alle cure. Il confronto promosso dall'Università di Catanzaro arriva a poche ore di distanza dal DCA 70, il decreto del commissario Occhiuto, che di fatto rivoluziona l'approccio con importanti novità sul piano farmaceutico, salutate con estrema soddisfazione. Beh, sono rimasto veramente meravigliato e contento di questo DCA che naturalmente ha preso molti spunti, soprattutto dalla regione Campania e dalla regione Sicilia, e secondo me sarà veramente una grossa novità affidata dai giovani, perché ora la farmaceutica è affidata a una giovane che è la dottoressa Scarpelli, e speriamo che appunto la gioventù possa servire ad accelerare il tutto. Decisioni dunque che vanno nella giusta direzione, con un decreto che risponde alle sollecitazioni dei protagonisti del settore ed adatta al contesto calabrese soluzioni già sperimentate altrove. Allora, sicuramente quello di ridurre la burocratizzazione che abbiamo avuto fin oggi sull'inserimento dei farmaci in prontuario, quindi accelerare l'inserimento e l'accesso alle cure per i pazienti. Noi abbiamo adattato, ecco, il modello rivisto dalle altre regioni nel contesto sanitario regionale calabrese, e ci aspettiamo di accelerare sempre di più l'inserimento e garantire l'accesso al farmaco nel più breve tempo possibile. Da noi la Commissione regionale rimane in supporto a quelle che sono le attività del settore farmaceutico, dall'inserimento appunto del farmaco anche alla stesura di linee guida di appropriatezza prescrittiva per area terapeutica individuata, specialmente per quelle categorie di farmaci fortemente impattanti sulla spesa farmaceutica. Quindi rimane come strumento di supporto per tutte le attività del settore farmaceutico. Il decreto, che introduce novità importanti per l'accesso e la qualità delle cure, è in buona sostanza un punto d'arrivo, con un elemento che viene sottolineato come particolarmente qualificante. Sì, infatti quello che è la vera novità è l'unificazione, cioè c'è un solo prontuario regionale, tutte le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere fanno riferimento a quell'unico prontuario, quindi alle capacità di accesso, alle possibilità, alle indicazioni sui prescrittori, perché il prontuario è soprattutto un sistema di governance clinica, non è un elenco mero di farmaci, e quindi dà anche indicazioni su chi può prescrivere una molecola anziché no. I modelli presi in esame nell'incontro di Catanzaro sono stati diversi e riferiti a contesti regionali con criticità e profili simili a quelli della Calabria. Beh, la Campania sta affrontando in maniera chiara quello che è una necessità. Nel caso specifico oggi si affronta l'accesso alle cure farmacologiche. Beh, questo è un criterio che viene gestito a livello centrale, e dovere di una regione rendere sempre più efficaci i percorsi assistenziali e renderli omogenei sull'intero territorio. Logicamente la criticità, come diceva lei, viene anche dal fatto che, uscendo da un commissariamento e stando in piano di rientro, abbiamo anche necessità di personale
come vivono molte regioni del sud, quindi l'abilità di chi fa governance sanitaria è cercare di conciliare i percorsi assistenziali con gli strumenti a disposizione e con le risorse umane. In Campania si è riformulato un tavolo di accesso alle cure farmacologiche e dispositivi medici, un modello centralizzato, multidisciplinare, che tiene conto però delle peculiarità, le esperienze professionali che vengono portate nel tavolo, quindi i centri di coordinamento, pensiamo al centro di farmaceconomia e farmacoutilizzazione che supporta la regione nelle valutazioni, nell'analisi dei flussi, perché abbiamo anche l'obiettivo del contenimento della spesa farmaceutica in appropriatezza, e quello poi del centro di farmacovigilanza, quindi diamo anche un supporto in natura scientifica a quello che sono poi le valutazioni farmacologiche. Tutto questo poi si completa con una grande sinergia con la centrale di committenza acquisti. Nella regione Campania c'è la Soresa che ci supporta, quindi organo componente del tavolo, perché molte volte in passato si era notato che i processi decisionali non erano sempre in linea con i processi attuativi. Altro modello, in questo caso additato ad esempio, quello della Sicilia. La Sicilia nel 2019 ha fatto una scelta precisa, quella di garantire rapidamente l'innovazione, l'accesso all'innovazione alle terapie farmaceutiche, e lo ha fatto abrogando la Commissione regionale del farmaco, sulla considerazione che dopo le valutazioni compiute dall'Agenzia Europea dei Medicinali e dall'Agenzia Italiana del Farmaco risultava pleonastica porre in essere un'ulteriore valutazione da parte di un'ulteriore commissione. Quindi a quel punto diciamo che si è svoltati, perché le procedure risultano essere adesso assolutamente più funzionali alle esigenze dei pazienti. A pochi giorni alle determine dell'AIFA in Sicilia possiamo rendere disponibili i farmaci, e quindi questo è un fatto. Sulla base di queste considerazioni nasce poi il confronto con le altre realtà regionali, nella consapevolezza che fare rete e cercare sinergie diventa determinante per diciamo così, ottimizzare e fare una sintesi delle migliori pratiche. L'appuntamento di Catanzaro per Unanime Giudizio rilancia il ruolo della Magna Grecia e della struttura sanitaria universitaria. Dobbiamo, e qui introduco il discorso che lei giustamente faceva, qual è il ruolo della università, qual è il ruolo del policlinico? Io penso che deve riacquistare centralità, e lo fa mettendo a sistema, insomma, le belle esperienze che già ci sono e le belle persone e i bei professionisti. Bisogna partire dalle cose positive, rimettendo al centro chiaramente le esigenze del paziente, e quindi ridare, insomma, dignità, insomma, alla sofferenza. Messaggio di unità e condivisione, quello lanciato dal Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che ha indicato nel DCA 70 l'attenzione del governo regionale verso temi forse troppo a lungo trascurati. L'accesso alle cure è molto lungo dall'uscita del farmaco, dalla presentazione delle caratteristiche del farmaco alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Sono circa, da una ricerca fatta dall'AIFA, sono circa 400 giorni per la pubblicazione, e poi da questo all'uso dei farmaci per farlo diventare prescrivibile e quindi usufruibile ai cittadini e agli ammalati passano ancora 10-12 mesi. Questo non è più possibile. Ecco perché esce un farmaco, molti calabresi sono costretti finora ad andare a farselo somministrare fuori regione. Questo non è più possibile. Voi sapete quanto paghiamo per le prestazioni fuori regione, circa 300 milioni di euro, quindi con questo DCA si cerca di apportare questi correttivi che ritengo importantissimi, a che i calabresi abbiano l'accesso alle cure nei tempi che li hanno i pazienti di altre regioni. Ed infine auspice l'incontro ed il luogo nelle valutazioni del Presidente del Consiglio regionale anche la necessità di procedere velocemente con l'integrazione che ridisegnerebbe il volto della sanità catanzarese a beneficio dell'intera regione e con la forza dell'esperienza universitaria.
Certo, io è stato il primo, la prima proposta di legge che ho presentato è a firma mia, quindi l'integrazione, ci credo fortemente anche perché è richiesta dal territorio. Io penso che con l'integrazione potremo dare veramente una grossa mano ai servizi sanitari, perché integrare università e ospedale penso sia per la nostra regione una necessità, vuoi per le cure, per la qualità delle cure e per l'offerta che viene fatta sul territorio, vuoi anche per salvaguardare l'università, le scuole di specializzazione che necessitano ovviamente i reparti che producano i servizi agli ammalati.